Buonasera a tutti, siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa seconda giornata della Summer School, possiamo chiamarlo l'appuntamento più europeista, europeo, di quelli che ci sono stati in questi 2 giorni. La Summer School che si concluderà domani con l'ultimo intervento che ospiteremo qui. Allora, innanzitutto abbiamo il piacere anche di avere il sindaco di questa bellissima città, Mezzone, che ci ospita in questi 3 giorni e quindi, come la frase inizio, chiederei al sindaco, Amedeo Pascolo, di avvicinarsi e portare un saluto e lo ringraziamo già in anticipo per... Del nostro paese di Venzone. Venzone è un paese piccolo che ha una storia molto importante, che ha una storia come tantissimi paesi italiani, che ha una storia di pluralità, di incontro di popoli, che è un mix del tempo interessante. Ma il principale motivo con cui volentieri porto i saluti e vi do il benvenuto a questa cosa qua è anche una questione un po' personale, la mia esperienza personale parte dall'autonomia, parte dalla responsabilità di voler determinare le cose, di voler agire responsabilmente per poter cambiare, rispettando tutto quello che nasce, e quindi mi trovo a fare il sindaco di questo paese per il quarto mandato. Ma l'ispirazione del mio lavoro è stato, pur lontano da partiti, si è ispirato sempre al valore identitario, l'autonomia, ed è per questo che mi è piaciuto portarvi i saluti e augurarvi un grande lavoro, un successo alle vostre 3 giornate, ma soprattutto un lavoro che ne esce da questa cosa qua. Impegnarsi non è una cosa semplice, specialmente quando si supera i primi passi, poi c'è la difficoltà del camminare assieme. Sicuramente quello che ti aiuta a star vicino non sono le istituzioni o non è la macchina amministrativa, anche se occuparsi di comunità e di politica vuol dire occuparsi di questi aspetti, ma è che cosa vedi nel domani, quali sono gli obiettivi che ti hanno tenuto assieme, qual è la tua storia della tua comunità e qual è, diciamo così, l'affetto che tu porti al bene comune che sono le comunità. Grazie. Belle parole anche di incoraggiamento e noi altrettanto facciamo gli auguri per il suo lavoro di amministratore perché sappiamo e conosciamo anche da ex sindaci, quindi anche io e il collega Morettuzzo Massimo abbiamo avuto la sua stessa esperienza, quindi conosciamo quanto impegnativo sia il lavoro del sindaco in questo frangente. Approfitto anche, vista la presenza del collega consigliere Igor Gabrovets, nonché segretario della Zolenska Stupno, di portare un saluto anche lui, visto che è qua venuto a trovarci per il lavoro. Quando ne passa la bibla, vi dico che se ne vedo che in Svami veniva Slovenska Skupnost, vi porto il saluto della Slovenska Skupnost, un partito fossile di questa regione. L'unico partito, vi dico perché fosse, l'unico partito presente nella prima legislatura regionale quando è nata la regione Friuli Venezia Giulia, è l'unico partito con lo stesso nome e lo stesso simbolo presente ancora oggi. E non è una cosa da vantarsi, perché i fossili stanno in museo, lo dicevo proprio ieri all'amico, il collega Massimo, ecco, bisogna ripensare un po' al ruolo anche della politica, perché essere vecchi, avere una tradizione, avere delle radici, non è automaticamente una garanzia per essere attuali oggi e soprattutto interessanti e utili alle comunità per il futuro.
Quindi importantissime le iniziative come questa, una 3 giorni di studio. La comunità slovena ha una 3 giorni di studio inizio settembre, quindi a fine dell'estate, fin dagli anni 60-70, a Opicina, si chiama Draga, si svolge in sloveno, è una 3 giorni che coinvolge personalità della cultura, della politica, della vita civile, della Slovenia, di solito della Carinzia e dell'Italia, per fare il punto appunto dopo il metano estivo. L'estate e le vacanze servono per riprendere le forze, per prendere fiato, per riposare un attimo, però bisogna iniziare ben presto sul trampolino, con un trampolino conversato, bisogna iniziare presto a lanciarsi nel nuovo periodo che viene, quindi nell'autunno e nell'inverno. E nel nostro caso inizia la stagione politica, inizia con le elezioni amministrative, che saranno una prima sfida e anche una prima prova della tenuta della società, capire come reagiscono i nostri concittadini a campagne elettorali particolari, a slogan particolari, a un periodo particolare che è quello del Covid. L'altra estate, l'estate scorsa, immaginavamo già di essere usciti, ricordo un'estate senza mascherine, senza posti letto occupati negli ospedali, quasi terapie intensive chiuse. Un anno dopo, nonostante i vaccini, ci troviamo più o meno lì, ovvero con qualche numero anche ancora forse più preoccupante. Quindi come politica, ecco, dobbiamo immaginare il futuro partendo dalla situazione attuale e forse anche sfruttando questo periodo di crisi, perché storicamente le crisi e le difficoltà, le paure anche della società possono essere uno stimolo per introdurre dei cambiamenti, e questa nostra società, il Covid lo ha dimostrato, ha bisogno di grandi cambiamenti. Nel nostro caso partendo dalle comunità locali, dall'autodeterminazione delle comunità, dei popoli, delle lingue, delle culture, dal concetto di essere però tutti particolari, tutti importanti, anche se piccoli, sotto un brevio che è comune, che è quello della civiltà umana naturalmente, ma nel nostro caso anche dell'Unione Europea, della comunità europea, senza la quale probabilmente non c'è futuro di pace per questo continente. Importante quindi avere qui oggi l'amica Lorena, l'EFA come nostro comune ombrello politico, il patto della Slovenska Skupnost, e i graditi ospiti anche europei che ci portano nuova linfa e nuove idee, aria nuova, ecco, per svegliarci un po' dal letargo, anche se è stato un letargo piuttosto breve, almeno per me. Comunque, ecco, auguri a tutti noi, cerchiamo di stare assieme, di imparare, di creare assieme idee nuove, progetti nuovi, perché la società di domani, del post-Covid, ecco, ha bisogno di approcci nuovi ed è il momento giusto per introdurre qualcosa di nuovo, se saremo capaci di farlo. Grazie per questa iniziativa, grazie ai vostri giovani, vediamo di collaborare di più nei prossimi mesi, nei prossimi anni, che saranno sicuramente determinanti. Grazie. Allora, dato che dobbiamo recuperare anche un po' il tempo che abbiamo perso un po' anche durante la giornata, io cercherò proprio di limitarmi al presentare agli ospiti, che ringrazio in anticipo per la loro disponibilità, e a presentarli e poi lasciargli la parola per un primo giro di interventi e poi, su loro esplicita richiesta anche, e come è stato un po' tutti i lavori che abbiamo svolto in questi 2 giorni, lasceremo un po' a voi, a quelli che hanno partecipato agli incontri della Summer School, ma tutti quelli presenti qua, di fare delle domande, delle richieste, delle osservazioni, per poi ripassare la parola ai nostri ospiti per gli approfondimenti. Quindi ecco, l'incontro è inutile che lo dica, insomma, ma è importante per il Patto per l'Autonomia, che organizza assieme all'EFA questo appuntamento, è importante per il rafforzamento di questo rapporto che ci vede assieme, come ha detto bene Igor, no? Assieme alla Slovenska Skupnost. Il Patto per l'Autonomia dal 2 ottobre del 2020 è stata ratificata la partecipazione all'EFA, e mi ricordo anche durante l'elezione di Lorena, della Presidente, quando ero anche io ospite presente sulla Assemblea, quando eravamo in quell'occasione venivamo osservati, come si dice, no? Ecco, poi la ratifica ci ha fatto molto piacere, adesso facciamo parte di questa famiglia, ci fa enormemente rendere orgoglio. Quindi io comincerei con
la prima relatrice, Heather Anderson, qui vicino a me. Lei è, la presento un po', per chi non la conosco, è un'imprenditrice agricola biologica, è stata anche parlamentare europea per lo Scottish National Park nel 2020, subito dopo l'entrata in vigore appunto della Brexit, e precedentemente era stata eletta come consigliera del distretto di Twitter alle elezioni del 2017 per il consiglio di Scottish Borders. Negli ultimi 15 anni si è impegnata in numerose campagne per un sistema agricolo più sostenibile in Scozia. Appunto, allora io il tema e il titolo dell'incontro è un nuovo autonomismo per una nuova Europa, e chiedo a tutti quattro, insomma, di per la loro parte, per la loro esperienza, di portarci il loro contributo. Magari poi chiederemo nello specifico se ci sono rimaste delle cose interessanti da approfondire. Quindi ti darei la parola, Heather, per il tuo intervento, a te. Grazie, molte grazie. Innanzitutto desidero ringraziarvi per avermi invitata. Ok, sorry. I just want to, I'll try and be short, like Lorena. Sì, per una volta mi viene detto cosa devo fare. Bene, molte grazie di avermi invitata. Desidero ringraziare Lorena e Massimo per avermi invitata. Noi siamo esiliati dall'Europa, come sapete la Scozia ha votato per rimanere membro dell'Unione Europea con una grande maggioranza, ma fisicamente siamo stati tirati fuori contro la nostra volontà e contro il nostro consenso. Molti di noi si ricordano gli ultimi giorni del Parlamento, dove le persone cantavano Auld Lang Syne nel Parlamento. Le persone in Scozia se lo ricordano, se lo ricorderanno per sempre, quindi sono molto contenta di essere qui e di parlarvi del lungo viaggio verso l'autodeterminazione e spero per noi un giorno dell'indipendenza. Voglio dirvi che il viaggio per l'autodeterminazione ha molti punti di blocco, ha molti blocchi, e in Scozia c'è stato un accordo per creare un Parlamento scozzese nel 1999. Quindi ci hanno dato un Parlamento, ci hanno dato più autonomia per bloccarci nel nostro cammino verso l'indipendenza. E quindi se riceverete più indipendenza e più autonomia, state attenti. Quindi voglio anche mandarvi un messaggio da parte della nostra prima ministro in Scozia, che vi manda i suoi saluti e che vi chiede di continuare a tenere accesa la luce in maniera tale che la Scozia possa ritrovare la strada per tornare nell'Unione Europea. Non mi fate piangere, sono dovuta venire qui con molti documenti e per me non è stato bello. Quindi, dopo essere stati tirati fuori dal Parlamento europeo, c'è stato il Covid, c'è stato un lockdown in Scozia, è successa una cosa molto interessante. Quando abbiamo fatto il nostro referendum nel 2014, la maggior parte delle persone non pensavano alla Scozia come una nazione, pensavano che la Scozia fosse una regione, e all'improvviso, quando c'è stato il Covid, ci sono state 4 regioni all'interno del Regno Unito, e il primo ministro della Scozia era sulla televisione, in televisione, ogni giorno, un giorno dopo l'altro, durante la settimana, durante i weekend. Boris Johnson, invece, non voglio dire niente su Boris, però Boris Johnson non si vedeva mai in televisione e mandava delle persone a fare degli annunci, ma il nostro primo ministro invece era in televisione ogni giorno, e questo è stato importante per le persone che guardavano la televisione, anche gli anziani. Quindi abbiamo avuto una popolazione che all'improvviso ha cominciato a supportare l'indipendenza, e che ogni pranzo, all'ora di pranzo, si attaccava alla televisione per vedere che cosa diceva il primo ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, che ha avuto un'ottima leadership, che era molto chiara.
la BBC, anche la BBC ha dovuto ammettere che il nostro primo ministro è stato un leader migliore rispetto a Boris Johnson, soprattutto nei tempi del Covid, e questo ha fatto una grande differenza per noi come partito. Abbiamo passato 6 mesi dove ci sono stati dei sondaggi dove c'erano il 58% della popolazione che era a favore dell'indipendenza. Quindi questa è stata la reazione durante il Covid, perché le persone hanno avuto la possibilità di ascoltare una persona che prima non avevano mai avuto la possibilità di ascoltare. Quindi per noi è stato molto importante. Per quanto riguarda il 2021 e la Brexit, il disastro della Brexit è stato nascosto all'inizio dal Covid, ma adesso sappiamo che abbiamo avuto una riduzione del 42% delle esportazioni per la Scozia. È una cosa tremenda per il settore dell'agricoltura, per le patate, per il settore della pesca. C'è stata una fortissima riduzione delle esportazioni e anche una riduzione nel 32% delle importazioni. E questo sta cominciando ad avere un grande impatto sui cittadini e sulle persone che hanno delle piccole imprese. Io sono un'agricoltrice biologica e normalmente ricevevamo importazioni ogni settimana, ma all'inizio di gennaio i prezzi sono aumentati, ci sono stati sempre più ritardi nella catena di fornitura e meno prodotti. Quindi le persone adesso stanno cominciando a vederlo e a capirlo, perché i prezzi aumentano e vedono che i prodotti non ci sono più nei supermercati, e questo sta cominciando ad avere delle ripercussioni, una certa influenza sull'opinione pubblica. Abbiamo perso ad esempio tantissimi camionisti proprio perché molte persone se ne sono andate dopo la Brexit. Abbiamo perso circa 100.000 camionisti. Abbiamo cercato di calcolare se le persone che attraversano la Manica potrebbero aiutarci a colmare questo divario tra una decina, ventina d'anni, perché adesso abbiamo perso molti lavoratori. Abbiamo perso il 13% della forza lavoro nel settore food. E Nando's Chicken, che è una catena che vende carne, ha dovuto chiudere 40 negozi perché non potevano più trovare il pollo nel Regno Unito. E anche McDonald's ha dovuto smettere di vendere milkshake. Quindi questo è stato il risultato della Brexit, e questo è stato molto coperto dalla stampa. 70.000 maiali hanno dovuto essere abbattuti perché non potevano essere abbattuti diciamo come da pratica standard. E quindi capite quali sono tutti gli impatti. C'è un sistema economico che è sempre più allo sbando. L'altra cosa importante che è successa quest'anno è che abbiamo avuto delle elezioni parlamentari in Scozia, elezioni molto importanti, perché volevamo avere un mandato definitivo per organizzare un mandato. L'inizio dell'anno è stato molto difficile per il nostro partito perché ci sono stati molti scontri interni, ci sono stati molti attacchi contro il primo ministro, e devo dirvi che l'ultima cosa che ha bisogno di un movimento per l'autonomia e l'indipendenza sono persone che lottano le uno contro le altre, perché alcuni vogliono essere più rapidi, non vogliono parlare alle persone, motivo per cui non abbiamo ancora trovato un consenso unanime su come procedere per l'autonomia e l'indipendenza. Quindi abbiamo affrontato le elezioni con un po' di preoccupazione, perché non sapevamo come sarebbe andata, e poi c'erano anche le restrizioni del Covid, però siamo riusciti a avere una grande vittoria con 74 seggi. Quindi il Partito Nazionalista Scozzese ha vinto le elezioni e ha la maggioranza.
Alcune ore fa è stato poi firmato un accordo tra il governo scozzese e il Partito Verde scozzese per formare un programma di governo. Un anno e mezzo fa il 94% dei membri del nostro partito e più dell'80% dei Verdi si erano messi d'accordo per lavorare insieme per formare un governo condiviso. E Lorena sa quanto sono contenta di questa cosa. Quindi il Partito Nazionalista Scozzese crede nell'indipendenza e crede che l'appartenenza all'Unione Europea possa dare delle possibilità alla Scozia. Quindi l'appartenenza all'Unione Europea per noi è importante. Quindi diciamo che non possiamo recuperare dal Covid con Boris Johnson e con la Brexit. Fondamentalmente la Brexit si è dimostrata un grandissimo fiasco, si parla solo di Gran Bretagna, vedete che cosa ha fatto il Regno Unito nella situazione in Afghanistan. Adesso abbiamo politici conservatori e ministri conservatori che si stanno rendendo conto che abbiamo bisogno dell'Unione Europea per importare. Quindi con questo accordo ci dà una maggioranza di governo, questo accordo con i Verdi, una solida maggioranza, perché noi adesso ci stiamo battendo per promuovere un referendum per l'indipendenza. Quello che penso succederà, lunedì verranno nominati due ministri del Partito Verde e stabiliremo una data per il referendum della indipendenza. La fine del 2023 sarà la fine del primo mandato parlamentare. Abbiamo un mandato democratico molto solido. Solido adesso più che mai nella storia. Abbiamo vinto la maggioranza, abbiamo un patto con i Verdi, quindi adesso cercheremo l'approvazione della popolazione per l'indipendenza. Il governo del Regno Unito non ha il mandato democratico per fermarci. Può metterci i bastioni tra le ruote, però non può fermarci. E per noi nel Partito Nazionalista Scozzese la cosa interessante è che sembra che siamo stati un pochino all'interno di un letargo dovuto al Covid, perché non abbiamo potuto fare campagna, non abbiamo potuto incontrarci. Quindi per me adesso è importante, perché abbiamo 2 anni per tornare sulle strade, per bussare alle porte delle persone, per coinvolgere la popolazione, perché dobbiamo far capire alla popolazione perché vogliamo l'indipendenza. La situazione al confine adesso è anche diversa. Prima il confine non era un problema tra noi e l'Inghilterra, adesso invece è un problema. I conservatori ci dicono ogni giorno che siamo come l'Irlanda del Nord, è quello che hanno in mente. Quindi dobbiamo iniziare ad ascoltare le persone, perché possiamo convincere le persone solamente ascoltandole e parlando loro, dando loro i fatti e capendo quali sono le loro paure. Quindi io sono veramente molto contenta adesso di questa situazione, perché finalmente possiamo uscire, possiamo parlare alle persone. Nel 2014 abbiamo avuto un'esperienza meravigliosa. C'erano persone, agricoltori che volevano l'indipendenza, gli idraulici che volevano l'indipendenza, i pescatori che volevano l'indipendenza.
E adesso dobbiamo ancora tornare a questa energia, mettere insieme le persone e far sì che la Scozia diventi il paese che vuole diventare, perché l'autonomia e l'indipendenza dipende da noi e solo da noi. Il paese in cui vogliamo vivere è nostra responsabilità, siamo noi che dobbiamo far capire alle persone qual è la Scozia in cui i nostri figli vivranno in futuro. E le persone votano per l'indipendenza quando capiscono la situazione, e noi faremo capire loro perché devono votare per l'indipendenza con quello che la Brexit ci ha fatto o con quello che il Covid ci ha fatto. E non vediamo l'ora di cominciare a fare la campagna per vincere il nostro referendum sull'indipendenza, per poi tornare qui e dirvi sì, ce l'abbiamo fatta, siamo diventati indipendenti. L'applauso è sinonimo di augurio e condividiamo con te questo entusiasmo per questo, è uno dei massimi esempi di autodeterminazione questo che ci fa molto piacere, quindi l'applauso e l'auguro che tutto vada per il meglio anche per il referendum che farete. Ecco. Incrociamo le dita. Allora, adesso passerei alla seconda nostra ospite, Marta Rosique. Lei è componente catalana del Parlamento spagnolo per Esquerra Repubblicana de Catalunya, è laureata in giornalismo e scienze politiche, è stata segretaria nazionale per la gioventù della Catalogna tra il 2015 e il 2017, ed è segretaria anche politica e per la cooperazione internazionale della gioventù repubblica del 2016. E poi nel 2017, prima del referendum dell'indipendenza catalana, è stata anche portavoce dell'Università Universitat per la Repubblica, una piattaforma volta ad accrescere e mobilitare il supporto per l'autodeterminazione della Catalogna nella comunità universitaria. Ecco, quindi anche a te Marta ti chiedo di interpretare questo, il tema che abbiamo esposto, anche rispetto alla tua esperienza nel tuo paese, nella tua regione. Microfono per cortesia. Innanzitutto scusatemi se non parlo in italiano e neanche in friulano, parlo in castigliano, in spagnolo, io di solito parlo catalano, però per una questione di interpretazione simultanea farò questo sforzo di parlare in castigliano e non in catalano, è una lingua castigliana che ci permette di comunicare adesso in questo momento. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi per l'invito a questa tavola rotonda e anche al Summer School che sono stati organizzati qui a Venzone. Grazie per il patto per l'autonomia, ti ringrazio Massimo, e chiaramente anche alla EFA, all'Alleanza Libera Europea, grazie Elena per l'invito. Vorrei parlarvi un pochettino di che cosa significa autonomia. Allora, questa tavola rotonda si sta occupando di nuovo autonomismo in una nuova Europa. Spesso usiamo questa parola, però forse non le diamo il significato che implica autonomia. L'autonomia alla fin fine significa capire che vogliamo trasferire la capacità di partecipazione nella forma più vicina alla cittadinanza. Ciò significa che vogliamo dare il potere politico a livello più basso, ovvero vicino alla cittadinanza, perché la cittadinanza possa sentire, si possa percepire partecipante, perché possa decidere anche, perché le persone possano decidere perché sono sul territorio e sanno di che cosa ha bisogno il territorio. Ecco, questo significa autonomia secondo me. Nel nostro caso specifico in Catalogna, forse l'abbiamo spinta un po' più in là, cerchiamo di raggiungere l'indipendenza della
Catalogna, speriamo di raggiungerla veramente, speriamo di essere i secondi dopo la Scozia, visto che loro avranno già il referendum. Noi perché difendiamo l'indipendenza o la vogliamo? Perché facciamo un passo oltre? Perché la situazione dello Stato spagnolo esige da noi questa azione. Attualmente lo Stato spagnolo, dopo la dittatura di Franco, lo Stato spagnolo, dicevo, ha fatto un patto istituzionale nel 1978 in cui è stato ripartito il potere. Questo potere è stato ripartito senza condannare ciò che era stato il fascismo. Oggi nelle scuole, ad esempio, si dice del franchismo, dedicano soltanto 2 settimane del programma. In Germania una cosa del genere sarebbe impossibile, però in Spagna la situazione è proprio questa. Quindi, con questa ripartizione del potere di cui vi parlavo, ci sono state diverse questioni che abbiamo dovuto considerare. Tra queste, gli stessi franchisti che erano parte del regime franchista continuarono ad avere il proprio potere economico e politico subito dopo la caduta dalla scomparsa del franchismo, e anche i giudici del tribunale, per esempio, fecero parte poi della Corte Costituzionale, parte dei generali degli eserciti, dei militari, continuarono a esercitare il proprio potere anche nel settore della polizia, ma anche i partiti che continuarono a governare continuarono ad agire senza nessun problema. Questo dimenticando forse cosa aveva significato il franchismo per noi. Adesso, per esempio, si è diffusa tantissimo anche l'estrema destra in Spagna. Non è una casualità. Pensate a Vox, no? Che ha vinto a diversi proseliti, perché non c'è stata una vera e propria condanna del franchismo. Erano nascosti, ci siamo nascosti per alcuni anni e adesso, plaf, ricompariamo improvvisamente. Quando l'estrema destra europea ha cominciato ad avere più influenza, anche loro hanno cominciato ad avere più influenza. Però, bene, l'indipendenza è l'unica alternativa che abbiamo, l'unica alternativa che abbiamo per creare un nostro Stato, per avere una forma di autonomia, essere in grado di decidere vicino ai cittadini. A livello economico questo ha comunque dei riflessi, perché, e voglio sottolineare anche questo, perché alla fin fine le lotte sociali e le lotte nazionali alla fin fine sono le due facce della stessa moneta. Perché? Perché ad esempio nel Parlamento regionale della Catalogna sono state approvate diverse leggi sociali, come una legge che prevedeva per esempio alloggi per la popolazione, oppure delle leggi energetiche che sono state approvate a grande maggioranza all'interno del Consiglio regionale della Catalogna. Però poi la Corte Costituzionale non ha approvato queste leggi e i vari governi a livello centrale hanno impugnato queste leggi regionali della Catalogna per bloccarle. Lo stesso per esempio anche per una legge per la regolazione degli affitti. Quindi qualsiasi cambiamenti sociali che possiamo anche promuovere non sono possibili all'interno dello Stato spagnolo all'interno del quale viviamo, e questo si vede anche grazie al contesto in cui stiamo vivendo in questo momento. Il governo spagnolo attualmente è costituito dalla cosiddetta sinistra spagnola, Partito Socialista e Podemos. Questi pilastri di cui vi ho parlato poc'anzi non sono stati cambiati. Continuiamo ad avere una legge di sicurezza per i cittadini che è repressiva nei confronti della cittadinanza stessa. Continuiamo ad avere la riforma del mondo del lavoro che implica una precarizzazione dei lavoratori, soprattutto dei giovani. Come hanno dimostrato anche i ragazzi che hanno partecipato prima, c'è stato comunque un grosso movimento giovanile anche in Spagna. Poi la legge sugli stranieri, che è una legge razzista nei confronti dei migranti. Tutto ciò non è stato cambiato e non cambierà, perché non c'è stata la transizione democratica di cui avevamo bisogno, una transizione basata sull'analisi del passato. Siamo diverse nazioni all'interno dello Stato spagnolo, per esempio Lorena viene dal País Basco, siamo nazioni, abbiamo il diritto ad autodeterminarci, però non ci accettano.
Vorrei però anche sottolineare un altro aspetto. Questa tavola rotonda parla di nuova autonomia all'interno di una nuova Europa. Bisogna capire una cosa, però a livello internazionale forse può essere interessante, visto che c'è la partecipazione di Heffer e anche di Lorena. Quando abbiamo iniziato a parlare del diritto all'autodeterminazione, perché ci sono stati dei processi di decolonizzazione, perché il diritto all'autodeterminazione fu considerato un diritto umano grazie a alla decolonizzazione di alcuni paesi. In una seconda fase, in modo graduale, si frammentarono i grandi imperi colonialisti, no? E in quel momento si capì che il diritto all'autodeterminazione doveva essere applicato. Adesso dovremmo essere in una terza fase nella quale si sta chiedendo più sovranità, in un momento in cui gli stati nazione ormai in modo molto chiaro sono stabili e rafforzati, un momento in cui la democrazia si sta stabilendo sempre di più. Cosa intendo? Siamo in un momento in cui l'autodeterminazione si deve fare in modo democratico e si deve promuovere non per rompere i confini all'improvviso, dal giorno dall'oggi all'indomani cancellare dei muri, ma semplicemente cercare di avvicinare il potere politico alla cittadinanza e non fare in modo che il potere politico, e non voler avvicinare il potere politico alla cittadinanza significa opprimere, non voler ridurre questa distanza significa nascondere le cose. Per questo noi l'approccio che utilizziamo è un approccio non individuale per la nostra comunità autonoma, è un approccio che possiamo usare nel País Basco, in Scozia, in Quebec, in Catalogna. Fasi distinte, ma che possono avere a che vedere anche con il Friuli, e ognuno poi introduce il proprio processo personale, ognuno però deve lanciare questo processo di rinnovamento affinché si possa decidere, un processo che non deve essere imposto ma che deve essere deciso, e ecco ciò che noi cerchiamo di fare. 10 anni fa in Catalogna eravamo più o meno al 10% gli indipendentisti. Sapete benissimo qual è la situazione in Catalogna, avete sicuramente letto molto nei mezzi di comunicazione e di stampa, sapete molto benissimo che abbiamo raggiunto più del 50% di indipendentisti in Catalogna, perché siamo passati dal 10 al 50%, 50-55 addirittura, perché la gente si è resa conto della situazione, si è resa conto di questo regime in cui stiamo vivendo, perché non è possibile cambiare le cose da dentro con questo Stato fortificato e abbarbicato in Spagna. Quando dobbiamo cambiare le condizioni materiali e concrete della gente, non è possibile in Spagna. Prima vi parlavo per esempio di questa legge per la regolazione degli affitti. In Catalogna gli affitti stanno crescendo tantissimo e c'è un consenso da parte di molte persone, però se poi alla fine non viene approvata una legge di questo tipo, allora non riesce ad andare incontro alle esigenze della persona, che non possono pagare l'affitto e rimangono senza casa. Queste sono le esigenze concrete della gente, queste sono le persone che lavorano, che sono la maggior parte della cittadinanza. Poi, come sicuramente saprete, c'è stato un approccio abbastanza repressivo da parte dello Stato. La repressione ci ha colpito direttamente e personalmente. Nel mio stesso partito, ad esempio, il partito del presidente del partito è stato messo in carcere per più di 2 anni. La segretaria generale oggi continua ad rimanere in esilio. Ci sono diversi compagni che sono purtroppo stati denunciati a vario titolo. Alcuni hanno veramente dovuto spendere una fortuna per non varcare le porte del carcere e hanno quindi subito questa repressione di tipo economico. Il governo statale, centrale, con questa repressione cerca di impaurirci, cerca di evitare che la gente scenda in strada per protestare, però provoca l'effetto contrario. Se vai a toccare Lorena, vai ad avere effetti su tutte le persone che conosce Lorena, e quindi le persone che conoscono Lorena si mobiliteranno per difendere Lorena. È quello che sta succedendo da noi, ecco perché siamo cresciuti così tanto.
Bisogna però capire un'altra cosa, che forse potrebbe essere utile anche qui in Italia. In modo graduale l'indipendentismo catalano ha cercato di essere il più rappresentativo possibile della società catalana. Vi faccio un esempio molto concreto con il nostro partito politico. Il nostro gruppo parlamentare nel congresso dei deputati, nella Camera dei Deputati, beh, noi siamo molto diversi tra di noi. C'è gente migrante, c'è gente che parla castigliano, c'è gente, io stessa, che ad esempio sono giovane, il 50% è rappresentato da donne. C'è gente poi che viene dalle zone rurali, altre sono più da zone urbane. Quindi siamo il più rappresentativi possibili della società affinché la società si possa identificare nel nostro movimento, un movimento che non esclude le altre persone, ma che include le persone, e vogliamo dare questo potere alla cittadinanza, e questo ci permette di crescere. E non è un caso il fatto di essere passati dal 10 al 55%, non è un caso il fatto che costantemente sta crescendo il numero degli indipendentisti in Catalogna. Qual è la situazione concreta oggi? Come sapete, c'è stato il referendum del 1° di ottobre del 2017, un referendum che non è stato concordato, come nel caso del partito di Elena. I governi spagnoli non hanno assolutamente intenzione di concordare un referendum con un partito indipendista, neanche un governo progressista o di sinistra come quello attuale in Spagna, però continuiamo a provarci. Crediamo che l'unico modo, o meglio il modo migliore per autodeterminarsi, è quello di garantire la partecipazione della cittadinanza. Il modo migliore è quello di usato appunto da Elena, da Heather, scusatemi. Chiaramente siamo forti, vogliamo essere forti all'interno dei sindacati, vogliamo essere forti all'interno dei movimenti sociali, per anche all'interno di movimenti sociali femministi, movimenti sociali antirazzisti, vogliamo essere forti anche a livello internazionale e considerare e metterci in tutti quegli spazi in cui magari non potremo essere noi, ma potranno essere quelli che ci affiancano e ci aiutano. Abbiamo lanciato un processo che ci deve far capire che dobbiamo entrare in quei luoghi dove di solito non siamo. Io sono una deputata all'interno del Congresso dei Deputati in Spagna, non credo che la Camera dei Deputati spagnola mi rappresenti, ma ci partecipo ai lavori perché spero di cambiare le cose dall'interno, perché vogliamo dare un'altra opinione alla cittadinanza. Dobbiamo essere capaci di trasmettere il nostro messaggio alla cittadinanza. Ecco perché è importante partecipare e entrare in quei luoghi. Allo stesso tempo, in questo processo di rafforzamento, stiamo promuovendo anche un coordinamento all'interno del movimento indipendista che si può sicuramente migliorare. Adesso vogliamo appoggiare il governo della Catalogna. Per la prima volta nella storia della democrazia c'è un governo presieduto da Esquerra Republicana, dall'Esquerra Republicana de Catalunya, il partito ERC di cui faccio parte, e che non è il risultato di e che tra l'altro non era presente e non partecipò ai lavori dopo la transizione, e potremmo dimostrare come si può veramente realizzare una transizione democratica vera e propria. Adesso abbiamo la grande sfida di insegnare alla cittadinanza che siamo in grado di cambiare le cose quando siamo al governo, siamo in grado di insegnare alla cittadinanza che anche loro devono essere critici nei nostri confronti se sbagliamo qualcosa, che dobbiamo lanciare un processo di reciproco, di critica costante, e poi essere in grado tra tutti i movimenti e le istituzioni di esercitare una pressione e forza politica nei confronti del politico del governo centrale affinché garantisca il nostro diritto di autodeterminazione. Questo è il nostro obiettivo e speriamo veramente di essere i secondi dopo l'esperienza in Scozia di Heather Anderson e dei suoi colleghi, e speriamo di realizzarlo il prima possibile, di arrivare il prima possibile all'autodeterminazione. Grazie Marta.
Anche per te vale l'applauso, no? Come auspicio e augurio. Adesso io passerei la parola a Lorena, Lorena Lopez della Cagli. Ci è già venuto a trovare più volte, insomma, e la ringraziamo tanto per la sua vicinanza, perché lei comunque ci può portare un contributo importante anche per lo stato di salute, no? delle autonomie, delle nostre autonomie. Quindi lei è, oltre che vicepresidente del Consiglio Basco, è anche la presidente dell'EFA, come dicevo prima, eletta nel 2019 dall'Assemblea Generale a Bruxelles. Quindi a te, Lorena, la parola. Grazie tante. Prima di tutto mi scuso di fronte agli interpreti, perché essendo interprete so che l'oratore peggiore è quello che parla in un'altra lingua, non la sua lingua madre. Io parlo italiano, però gli amici qui presenti non mi hanno mai sentito parlare in spagnolo, dunque non so, mi pare che sia un po' strano di sentirmi parlare in spagnolo. Comunque, proverò a farlo in italiano. Allora, sono molto molto lieta di... No, non la toglio perché non abbiamo la distanza di sicurezza, così ci comprendete. Parliamo con la mascherina perché non sono le condizioni ottime per parlare senza mascherina. E dovete sapere che in Europa, quando controllano i soldi che spendiamo in questi atti, guardano le fotografie. Come si prendono delle fotografie, non possiamo togliere le mascherine. Siamo in tempi di Covid e così. Dunque, sono molto lieta di essere e di cominciare quest'anno di lavoro politico nella vostra università di state, perché le università di state servono precisamente a parlare, dialogare, ravvicinarsi, imparare e vedere quali sono le migliori pratiche. Questa giornata di oggi è un esempio molto chiaro di quello. Abbiamo sentito tutti gli interventi, abbiamo imparato, vi dico che abbiamo imparato, e i politici, quelli che siamo adesso in politica, dobbiamo sempre continuare ad imparare. Un politico che non studia, che non impara, non è un politico, perché la politica vuol dire che si è lì per fare un servizio pubblico, e se si fa un servizio pubblico bisogna imparare anche. L'improvvisazione in politica è un zero, alla fine non si fa niente, non si fa un lavoro. Allora, e poi sono molto contenta di essere a Venzone, che ho conosciuto tramite un altro amico di Padre Furlane, che ho visitato, dunque conosco bene la città, ma soprattutto il sindaco è partito adesso, ma glielo dite, è il simbolo della resilienza. E noi tutti, i nostri partiti, siamo resilienti, perché gli stati e i popoli dominanti hanno voluto sempre mettere fine alle nostre alle nostre anime, infine, perché la lingua, la cultura è quello che ci forma come persone. Dunque hanno voluto finire con noi, ma non hanno mai potuto, non potranno, perché stiamo facendo un buon lavoro, e quello che fa l'EFA, dovete sapere che l'EFA è uno degli 11 partiti politici europei, ma è l'unico che dall'inizio, stiamo a festeggiare 40 anni di esistenza, ma da 30 anni che lavoriamo nel Parlamento Europeo, siamo gli unici che difendiamo l'idea dell'autodeterminazione come un diritto umano, e il fatto di lasciare i cittadini, la popolazione, lasciare il popolo la decisione del loro futuro su qualsiasi temi, non soltanto sull'indipendenza. Noi vogliamo decidere su tutto, sulla sanità, sul trasporto, come avete spiegato molto bene stamani. L'ultima volta ci siamo ritrovati a Udine, dopo è venuto il confinamento, lockdown,
Ma ad Udine abbiamo festeggiato la creazione di autonomie e ambiente, che per noi è realmente un esito, un successo grande, perché più di 10 partiti lavorano insieme nella penisola italiana. Noi non parliamo mai della Spagna, parliamo di penisola iberica, non parliamo dell'Italia, parliamo di penisola italiana. E poi un altro termine che si utilizza molto per parlare di noi è la periferia. E questa parola è una parola che è utilizzata dal centro, è utilizzata a Roma, a Parigi, noi i periferici, sì, ma non è vero, perché se siamo qui in Friuli o nei Paesi Baschi o nella Scozia, la periferia è Londra, Madrid, Roma, non siamo noi, la periferia è a Roma. Allora, il nostro compito, nell'EFA che siamo 48 partiti adesso, il nostro compito è di federare, siamo una federazione di partiti e dunque diamo sostegno a tutti gli sforzi per federare. Dunque, un altro verbo che, a parte della federazione, che vuol dire il rispetto della differenza, ma mettersi assieme con un obiettivo comune, che alla fine è il benessere dei nostri concittadini, facendo politica dal basso verso l'alto, perché è la vera politica. Il secondo verbo è sommare con altri. La Marta lo ha spiegato molto bene, come hanno fatto lì in Catalogna. Anche Heather ci ha detto che oggi, proprio oggi, si è dato il via verde, l'ok a questo accordo di governo in Scozia. Noi aiutiamo a tutti i partiti a fare questo. I partiti in Francia sono riuniti qui in AEA, in Francia, con un'altra formazione che si chiama Regioni e Popoli Solidali. La penisola iberica stiamo lavorando molto bene con i galiziani, i valenziani, catalani, e pian piano si va avanti, perché adesso dovete sapere che il governo spagnolo, il presidente Sanchez, è in carica grazie a noi, perché noi tutti gli abbiamo dato i voti che ne aveva bisogno per avere la carica di primer ministro, presidente della Spagna. Dunque, pur essendo piccoli, delle volte lavorando troppo da soli, se ci mettiamo assieme si può avere delle cariche importanti, perché l'obiettivo in politica è di essere in governo. Essere in opposizione è il nostro compito di solito, perché è così, però quando uno arriva al governo si rende conto di che le cose si possono cambiare quando si governa. Quando io sono entrata in politica molto tardi, avevo già 45 anni, mi hanno telefonato, vuole essere così, io ero a casa in vacanze, vuoi essere ministra regionale della cultura, allo sport e alla lingua basca? Io non capivo niente. Dunque avevo già 45 anni, ma voglio dire che è lì che io ero votante, ma è lì che ho scoperto che con un buon equipo, con la gente intorno, lavorando molto, il porta a porta, non di Pippo Baudo, il porta a porta vero, di parlare con la gente, è quello è il nostro compito. E un'altra cosa che sono molto contenta è che a Udine abbiamo detto l'EFA vuole lavorare con le donne e i giovani. Tre donne qua dell'EFA e i giovani, anche la Marta e i giovani che abbiamo ascoltato prima. Io sono
molto contenta di vedere tanti giovani impegnati con una coscienza politica grande. Uno che diceva prima è un gran casin, ma veramente il gran casin vale la pena. Vale la pena perché si cambiano, si trasforma, il verbo è trasformare, siamo venuti per trasformare. Allora, nell'EFA, fra i 48, siamo in governo in 5 paesi, la Scozia, la Catalogna, la Corsica, la Flandria e la Valencia. Facciamo rete, ci mettiamo d'accordo, facciamo incontri, poi in questo senso di allargare il mappa politico dell'EFA abbiamo avuto già delle riunioni molto interessanti con il presidente o segretario generale del Parti Québécois. Adesso andranno in elezioni del Canada, però le elezioni in Quebec saranno l'anno prossimo. E anche con loro firmeremo un accordo il prossimo anno come partito, come si chiama adesso, associato all'EFA. L'EFA sta facendo un lavoro anche di riflessione politica che bisognava aggiornare. Se volete consultare nella nostra pagina web c'è un rapporto molto interessante che Daniel Turp, un costituzionalista del Quebec, ha fatto. Lo potete leggere anche in catalano, spagnolo, catalano, francese, inglese e anche tedesco, se qualcuno parla tedesco. È una riflessione sul percorso per l'autodeterminazione in Quebec, che è molto interessante da leggere perché una si rende conto che il Quebec ha provato a fare di tutto. Non c'è niente da inventare, altri l'hanno fatto già, adesso bisogniamo la forza politica per raggiungere questo obiettivo. Poi altre cose dall'EFA, il prossimo ottobre avremo l'Assemblea Generale in cui festeggeremo questi 40 anni di esistenza, di qua se qualcuno vuol venire mettete d'accordo con Massimo, sarà a Bruxelles. Stiamo già facendo una riflessione sul futuro d'Europa. Sapete che l'Assemblea sul futuro d'Europa è già costituita, non è quale che noi aspettavamo, ma comunque l'istrumento esiste. Abbiamo avuto anche un'intervista molto interessante con il capo della segreteria della commissaria in carica, commissaria europea in carica di tutto quello che ha un rapporto col futuro d'Europa, e gli abbiamo detto quali sono le nostre priorità. Allora, parlando con lei, ci ha detto che c'è aperta una web, adesso è aperta già, tramite Massimo vi daremo il link, perché bisogna che individualmente oppure collettivamente la gente faccia delle proposte, perché ci hanno detto gli stati adesso non hanno veramente un gran interesse per cambiare i trattati, e noi sappiamo che se non c'è un cambiamento dei trattati europei la situazione non cambierà molto, però ci hanno detto se c'è una domanda salda, tanta gente che ci chiede questo o l'altro, allora sì, saranno nell'obbligo di considerare altre possibilità di cambiamento di trattati. Sicuramente cambieranno i trattati per le questioni sanitarie. Allora, se si cambia per una cosa, perché non cambiare per altra? Voglio dire con questo tutto il rapporto di forze fra gli stati e le regioni. Le regioni non esistono quasi, l'EFA lavora molto di più adesso col comitè delle regioni
in questa assemblea abbiamo adesso meglio in una migliore posizione di confronto a quella che avevamo 10 anni fa con la Convenzione Europea. Adesso abbiamo 5 rappresentanti, un catalano, mi l'ho messo qui perché se no mi dimentico, un catalano, dove la mia lista, fa niente, lo ricordo, un catalano, un irlandese, perché l'irlandese McKinnon è il presidente del gruppo politico Alleanza Europea, si chiamano EA, European Alliance, ma è il gruppo EFA, dunque un catalano, un basco, un irlandese, una corsa e uno della Flandria, non so se una donna o un uomo, ancora non è la parità di genere, però è così, sempre lottando in questa lotta per la parità di genere. Parlando di quello, in ottobre vi presenteremo l'inizio della, con una ditta specializzata in quello, l'inizio di un lavoro che si farà nell'EFA, ma come un percorso che i partiti membri dovrebbero seguire per aumentare la partecipazione delle donne in politica. Stiamo lavorando molto su quello e continueremo. Dunque noi, per il, a parte del, quello, i soliti temi, regioni, autodeterminazione eccetera, faremo uno sforzo grande in questo prossimo anno su due temi. Uno, l'ambiente, è chiaro, ma l'ambiente sulla transizione energetica giusta, modelli alternativi, ne abbiamo parlato questa mattina. Il secondo grande tema, flussi migratori, che non mi piace il nome, preferisco parlare di spostamento di popolazioni, perché flussi migratori molto presto diventa una, due parole, diventano due parole che creano delle suspicacce, non so se si dice, ma comunque. Dunque si lavorerà molto su quello e finiremo quel lavoro con la prossima assemblea generale che sarà in Canarias. I compagni della Canarias sono sotto la pressione di tanta gente che arriva in condizioni umane terribili e l'EFA vuole lavorare sulla dignità nell'accoglienza e l'umanità e la solidarietà e tutti questi valori che conformano l'Europa, perché l'Europa senza dignità, senza umanità, senza solidarietà non è più l'Europa, e l'EFA non aveva lavorato molto su questi soggetti prima di oggi. Dunque vado verso la fine. Vado verso la fine per ringraziare l'Accademia Europeista del Friuli. Con loro, loro hanno pubblicato questo libro. Qui c'è il professore Bio Baisero e anche Marco Stolfo, che hanno fatto un contributo. Qui c'è anche un contributo dell'EFA mio, che avevo scritto in inglese. Voglio ringraziare anche congratulare i traduttori, perché l'italiano, la traduzione in italiano è ottima del mio intervento. Dunque grazie. Qui in questo libro sviluppo tutto il tema di che cosa vuol fare l'EFA. Parlo della geografia variabile, perché sono convinta che i confini non esistono, sono soltanto nella testa di quelli che hanno disegnato con una penna l'Europa, però la gente nei confini non sente i confini, dunque si deve lavorare su temi al di là dei confini, perciò che parlo della geografia variabile. E un altro soggetto che è nell'intervento è il turismo slow, un altro turismo, non il turismo di massa. Dunque, volevo dire soltanto una cosa che sull'Afghanistan, siamo molto preoccupati tutti sull'Afghanistan. Marta mi diceva che stava stamani vedendo come fare per mettere in una, fare che vada in un aereo
verso la Spagna prendere dunque nell'aereo un'attivista femminista nell'Afghanistan che è stata lasciata lì e che vogliamo ricoverare. Dunque è una questione urgente di adesso, però è un esempio di quello che non si deve fare. Purtroppo alla testa della politica estera c'è il Borrell, un non catalano, è nato in Catalogna ma è molto centralista, è una persona che non ha le competenze per fare la politica estera e dunque se lo sentite o lo vedete, vedete il disastro che è. Ma il problema della politica europea è che la politica europea di affari esteri non esiste, non c'è una pianificazione. Allora adesso così ci cade la bomba dell'Afghanistan e tutti parlano dell'Afghanistan. A me mi fa arrabbiare perché veramente un mese fa nessuno parlava dell'Afghanistan e l'Afghanistan non andava bene, però l'Europa forse dovrebbe, come abbiamo detto questa mattina, fare territorio, vedere in anticipo quali dovrebbe essere i rapporti veri in affari esteri per l'Europa, che dovrebbe essere il Mediterraneo, il nord dell'Africa, la parte orientale dell'Europa, l'Ucraina o l'Ucraina. Quelli sono gli interessi europei, ma l'Europa va sempre dietro gli Stati Uniti e vuole essere una replica degli Stati Uniti in Europa, una sussidiaria degli Stati Uniti. Dunque bisogna ripensare dal basso, con uno spirito europeo, la politica europea. Finisco con una citazione di questo libro, perché veramente credo che sia così per noi tutti, che dice: un sogno che fai da solo rimane un sogno. Un sogno fatto insieme agli altri diventa realtà. È John Lennon che lo dice e siamo d'accordo con lui. Dunque, grazie tanto. Grazie Lorena, grazie soprattutto per il grosso lavoro che state facendo come EFA. Crediamo ci sia tanto bisogno di questo apporto che state dando, anche perché i problemi, come hai evidenziato tu, a livello europeo ci sono, perché le politiche non sono evidentemente, non hanno preso la strada che ci si aspettava. Ecco. Finiamo questo giro con Massimo Morettuzzo, citato ormai da molti, è il segretario del partito del Patto per l'Autonomia. Devo presentarti in maniera ufficiale, dal 2018, ecco, condivido con lui insomma questa esperienza, siamo stati eletti, ecco, un risultato importante, che il Patto per l'Autonomia, partito appena nato insomma, si è presentato alle elezioni regionali e ha avuto questo risultato portando due consiglieri a far parte di questa assise. Per cui Massimo, ti lascio la parola anche per così per rimarcare se ancora quel nome che rimane sulla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che poco spesso viene citato, si cita solo regione Friuli Venezia Giulia, però l'autonomia c'è nel nome, bisogna capire anche se poi nei fatti viene esercitata in maniera corretta. A te Massimo. Grazie. Allora io mi alzo perché così posso togliere la mascherina, sto a distanza e se anche quelli della Digos europea ci fanno le foto non ci arrestano. Buonasera a tutte e a tutti. Buonasera a tutti. In realtà mi alzo anche perché dopo quello che ho sentito rimanere seduti è complicato stasera, no? Perché gli scozzesi vogliono essere i primi a diventare indipendenti, i catalani i secondi, chi è le qualche furlan, no? Cansalte sulla chiedere, no.
al di là delle battute, io davvero ringrazio Lorena, Ether e Marta per i loro interventi e per tutte le suggestioni che ci hanno dato, perché credo che ci hanno dato una visione di cosa significa oggi ragionare sui temi dell'autonomia in Europa, che demolisce anche degli stereotipi, no? Che vede gli autonomisti, gli indipendentisti come quelli che vogliono stare chiusi nei loro cortili o nei loro palazzi, nelle loro muda medievali come quelle bellissime che ci circondano qua, no? Ci hanno dimostrato che oggi ragionare sull'autonomia e sull'indipendenza, sull'autodeterminazione significa avere uno sguardo di forte apertura, no? Che parte da radici profonde, che parte da un passato di cui essere orgogliosi, ma che guarda decisamente al futuro, no? Allora, naturalmente, dopo questa esperienza dobbiamo chiederci cosa significa essere autonomisti qui, essere autonomisti nella penisola italiana ed essere autonomisti nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia, no? Io credo che prima di tutto, come ci siamo detti in questi giorni, dopo dirò due cose su questa Summer School che è stata veramente un'esperienza, ringrazio, se non, poi magari mi dimentico, tutti i ragazzi che sono iscritti, che sono qui adesso, che ci sono stati anche ieri, perché sono davvero stati arricchenti, come ha detto Lorena, ci hanno portato dei contributi straordinari. Però in questi giorni ci siamo detti che dobbiamo prima di tutto renderci conto di quello che sta succedendo, del fatto che stiamo passando di crisi in crisi, no? Stiamo passando dalla crisi economica del 2008 alla crisi ambientale, alla crisi dei flussi migratori, anche se è un termine da gestire, no? A volte viene dipinta come crisi più forte o più incombente di quello che è, però sicuramente una cosa con cui dobbiamo fare i conti è la crisi sanitaria. E vediamo che c'è un atteggiamento quasi schizofrenico da parte delle classi dirigenti, no? Delle elite politiche istituzionali. Perché da una parte c'è qualcuno che sminuisce la portata delle crisi, no? E dice la crisi economica ormai è superata. La crisi del 2008, economica e finanziaria, ce la siamo lasciati alle spalle e ci aspetta un nuovo futuro, no? Di sorti magnifiche e progressive del nostro paese, per cui tutte quelle cause che hanno determinato la crisi ormai non ci sono più, no? O la crisi finanziaria. Oppure la crisi ambientale, si dice, vabbè, insomma, i cambiamenti climatici sì ci sono, però fa pur freddo oggi, no? Quando abbiamo discusso in Consiglio regionale con qualche nostro collega e dicevamo che forse prima di mettere tanti soldi sugli impianti sciistici a 1200 metri bisogna fare qualche riflessione, ci ha detto, ma con tutto quello che ha nevicato quest'inverno, no? Questo è l'atteggiamento col quale ci troviamo a confrontarci ogni tanto, no? E siamo in un momento in cui le risposte che si stanno dando alle crisi, alle diverse crisi, sono risposte a nostro avviso sbagliate. E noi da autonomisti dobbiamo dire per primi, in modo più forte, che queste risposte oggi non ci stanno. E che sono risposte legate alle stesse cause che le crisi le hanno determinate. Questo io credo che sia un punto fondante. Cioè dobbiamo essere quelli che oggi hanno il coraggio di dire che il re è nudo. Come il fanciullo della fiaba di Andersen, no? Ci vuole qualcuno che dica guardate che le cose stanno così, guardate che se noi pensiamo di continuare a spremere il pianeta così come lo stiamo spremendo, no? A tenere questo modello di sviluppo economico, non possiamo inventarci nulla per dare risposta alle situazioni di crisi, perché il problema è il modello. Non sono le possibili risposte che possiamo inventarci per far sì che questo modello continui ad andare avanti così come stava andando avanti oggi. E le risposte che stiamo vedendo arrivare hanno una caratteristica comune. E sono risposte che vanno nella direzione della centralizzazione dei poteri. Lo stiamo vedendo dal punto di vista sanitario, perché la centralizzazione che c'è stata è stata una centralizzazione oggettiva e tutta la retorica mainstream rispetto alle colpe dei territori nella gestione della crisi sanitaria è stata una pagina vergognosa. Io non sono un sostenitore, un grande fan di come ad esempio la nostra regione, la mia regione ha gestito la crisi pandemica, anzi credo ci siano delle responsabilità colossali, però non credo che lo Stato italiano abbia fatto meglio. E non possiamo sentirci raccontare che lo Stato italiano avrebbe gestito perfettamente la crisi se non ci fossero state le regioni di mezzo. Perché dobbiamo ricordarci
che la regione, la sanità della regione Calabria è commissariata da quando io andavo all'università. E vi assicuro che non ero fuori corso. E non è neanche 20 anni, spui. No. Allora, se la, in Calabria c'erano 6 posti di terapia intensiva la scorsa estate, non è colpa sicuramente delle competenze regionali nella gestione della sanità. E oggi però stiamo assistendo ad una retorica che ci dice che invece la colpa è dei territori e che le soluzioni stanno nella gestione centralizzata delle risposte. Ed è quello che stiamo vedendo con la gestione del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È lo Stato che decide per filo e per segno come devono essere gestite le risorse dell'Unione Europea, le risorse del Green Deal. Le regioni di fatto non toccano palla in questa partita e tantomeno la toccano i comuni. E non lo fa neanche lo Stato fino in fondo. Perché in realtà il PNRR sappiamo che è stato appaltato per tante sue parti a società private come McKinsey, che sono quelle che hanno determinato le crisi economiche degli anni scorsi. Quelli sono quelli che stanno determinando oggi il futuro degli investimenti nel nostro territorio. E poi ci dicono dobbiamo fare di corsa, perché quella è la strada, perché ce lo chiede l'Europa ancora una volta. E ci dicono i progetti che possono passare devono essere quelli che sarete in grado di appaltare entro il dicembre del 2022. Chi ha fatto un po' così di amministrazione sa che appaltare progetti entro dicembre 2022, con le regole che abbiamo oggi sul territorio dello Stato italiano, di fatto significa finanziare progetti già pronti, perché se no non c'è nessuna possibilità di immaginare strade diverse, no? Alla faccia della progettazione partecipata, della partecipazione democratica, eccetera, eccetera, che ci stiamo raccontando giustamente in questi giorni. Allora, davanti a queste situazioni dobbiamo dire come stanno le cose, no? Anche rispetto alla crisi sanitaria, dire che il teatrino a cui stiamo assistendo ha tanti punti che devono essere demistificati, no? C'è un dibattito surreale in Italia sulla gestione della crisi sanitaria, no? Oggi è ridotto tutto al dibattito surreale fra Novax e Provax, no? Lo spazio rispetto alla comunità scientifica, tutte le questioni che andrebbero discusse davvero è ridotto a barzellette da social. E nel frattempo Pfizer nel 2021 farà 15 miliardi di euro di profitti, Moderna farà 18 miliardi di euro di profitti. Alla faccia dei 200 paesi, no? 200 premi Nobel, i 100 paesi del mondo che hanno chiesto la sospensione dei brevetti, perché la privatizzazione, no? Dei profitti nella gestione della pandemia è una delle pagine vergognose dell'Europa e del nostro paese, delle pagine vergognose, vergognose. Di questo non si parla però, no? Di questo non si parla. Le mozioni che poi ci lasciano approvare, come è stata per la nostra mozione per il sostegno alla campagna No Profit on Pandemics dentro il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, poi rimangono nei cassetti. Ma anche rispetto alla crisi ambientale dobbiamo dirci come stanno le cose, no? Greta Thunberg è ormai un fenomeno mediatico che è stato consegnato alla storia, no? È andata bene per una stagione, ha posto delle questioni, oggi le questioni poste dai Friday for Future non esistono più, no? C'è stato un sacco di retorica sul Green Deal europeo. Oggi capire come davvero le risorse del Green Deal europeo vengono impiegate, io credo che sia un'impresa titanica, no? Solo capire cosa sta succedendo. Ne parlavamo stamattina con Elena Gerebizza, che ci ha fatto davvero una lezione straordinaria su questo. E qui sul nostro territorio vediamo che siamo in una situazione paradossale, una situazione per la quale dopo almeno due lustri di austerity pesante, no? Qualcuno ha fatto l'amministratore qui come me, Giampaolo, negli anni in cui c'era il patto di stabilità, in cui non potevi spendere le risorse che avevi nel cassetto, no? In cui tutti i progetti di investimento pubblici erano bloccati, oggi non è così più. Oggi sembra non ci siano risorse aiosa. E ai comuni arrivano soldi che neanche riescono a spendere, perché ormai la struttura pubblica si è talmente impoverita nelle competenze e nel personale disponibile che gli investimenti rischiano di rimanere fermi. Però il tema anche qui, dobbiamo dirci la verità, che tipo di investimenti? Il cambio di paradigma del quale si è parlato durante il dibattito sul Green Deal è reale o è solamente un sogno?
Cioè queste risorse le stiamo utilizzando davvero per fare una transizione ecologica verso un futuro di sostenibilità, oppure ci stiamo prendendo per il naso? Io temo che oggi stiamo andando in questa seconda direzione. Perché quando nella nostra regione, in assestamento di bilancio, un mese, più o meno un mese fa, neanche, no, la regione Friuli Venezia Giulia ha fatto un assestamento di bilancio di 400 milioni di euro circa, euro più euro meno, cose che non si vedevano da anni, no, un sacco di soldi sono andati sugli investimenti nelle aree montane, 50 milioni di euro. Gli investimenti sulle aree montane sono andati tutti a finanziare le stesse cose che finanziavamo 30 anni fa, come gli impianti sciistici a Sella Nevea che vanno da 1200 a 1500 metri di altitudine, con l'Agenzia regionale per l'ambiente che dice chiaramente nello stesso rapporto, guardate che sotto i 1500 metri, anzi probabilmente sotto i 1800, se va bene, è inutile investire soldi negli impianti sciistici. Stiamo facendo questo, no? E io credo che invece ci sono tutti gli strumenti per capire che è possibile investire le risorse verso un'altra direzione. Il posto dove siamo è un esempio plastico di questo. Noi siamo in un posto in cui i flussi delle presenze turistiche stanno crescendo esponenzialmente di anno in anno, con una cosa molto banale, che banale non è, che è la ciclabile, la ciclovia Alpe Adria, sta portando centinaia di migliaia di persone, con un turismo di qualità, slow, che fa crescere una serie di servizi territoriali che poi sono utili alle comunità, perché qui le cose che servono sono un'accoglienza diffusa, sono servizi di prossimità, servizi di ristorazione, di qualità, di promozione dei prodotti locali. Questo è il tipo di modello che abbiamo in testa. E invece nei giorni scorsi leggiamo le dichiarazioni compiaciute della nostra classe dirigente, dell'assessore regionale alle attività produttive e al turismo, dei presidenti delle camere di commercio, di qualche sindaco che dice: oh, finalmente a Lignano Sabbiadoro siamo tornati alle presenze degli anni Ottanta. Abbiamo le corriere che arrivano dall'est a riempire i nostri alberghi. Dovremo mettere più soldi il prossimo anno per rimpinguare le spiagge, perché questi sono i flussi che ci meritiamo. Asini, il problema non è rimpinguare le spiagge, il problema è che le spiagge non ci saranno più fra 15 anni, perché l'innalzamento del livello del mare, e ce lo dicono tutti gli istituti scientifici, non lo dico, c'è il patto per l'autonomia, ce lo dicono gli istituti scientifici, non ci sarà più la spiaggia. L'Università di Chira ha pubblicato uno studio per cui Aquileia sarà il primo sito UNESCO a finire sott'acqua. Aquileia, che per i friulani è un colpo al cuore, no? È la Mari. Aquileia sarà il primo sito UNESCO a finire sott'acqua. E questi parlano di continuare a costruire alberghi sul bagnasciuga, no? C'è un problema culturale da affrontare, no? E in questo senso mi sono fatto prendere, scusate, chiudo, così lasciamo spazio per il dibattito. Però io credo che la voce degli autonomisti debba essere prima di tutto una voce di verità, no? Di chi ha coraggio di dire le cose come stanno e non ha paura anche di denunciare la retorica, no, che continua ad essere, la retorica della crescita infinita in un pianeta finito, no? La retorica di continuare a usare modelli di sviluppo che ormai sono superati dalla storia, no? Io credo che a costo di andare contro il consenso, del recupero del consenso, ma dobbiamo avere il coraggio di essere quelli che dicono davvero le cose come stanno e soprattutto che provano a prefigurare anche un futuro diverso rispetto a questo. Un futuro che chiaramente deve tener conto anche di quello che siamo, no? Noi abbiamo discusso, ed è stato bellissimo farlo con tanti ragazzi e ragazze di questi giorni, anche di cosa rappresenta la nostra identità rispetto a queste sfide. È una cosa che dobbiamo maneggiare con attenzione, con grandissima cura, no? Perché c'è il rischio che la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra identità siano usate come dei feticci, come delle cose da tirar fuori nell'occasione buona, da sventolare per dire: noi siamo questi qui, attenzione con chi avete a che fare, no? Io credo che sia l'insulto più grande che possiamo fare alla nostra storia, alla nostra lingua, alla nostra cultura, no? Perché usarla come un feticcio significa non dimostrare davvero l'orgoglio di essere quello che siamo, no? E invece questo io credo sia un punto fondamentale anche per immaginare appunto un futuro diverso, perché dobbiamo essere consapevoli effettivamente da dove arriviamo. Chiudo rispetto alle prospettive dell'Europa.
Questa tre giorni per noi è stata importantissima, come è stato importantissimo l'incontro che abbiamo fatto nel febbraio dello scorso anno a Udine, perché far parte della famiglia dell'EFA, per noi Patto per l'Autonomia, significa davvero alzare lo sguardo, no? E avere una prospettiva molto più lunga. Guardare quello che sta succedendo in Europa, che davvero dimostra come l'idea di un'Europa diversa non possa che partire dai territori, no? In una prospettiva di nuovo di integrazione, no? Di Repubblica Europea, come dice il libro, non di somma di stati. Noi non siamo poi gli Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti d'Europa sono una presa per il naso. Noi siamo per una Repubblica Europea capace di dare rappresentanza ai territori, ai popoli e alle comunità che la compongono. Non alla somma degli Stati-Nazione che appartengono al passato. E mi viene da dire che hanno fatto abbastanza danni, è ora di chiudere quella pagina lì, è ora di chiudere la pagina dei confini del Novecento che questa terra qui hanno massacrato. Hanno massacrato il rapporto fra le comunità slovene, le comunità friulane, le comunità italiane presenti in questa terra, perché i confini del Novecento hanno diviso famiglie, hanno diviso comunità, hanno messo giacche militari di colori diversi sulle spalle di persone che facevano parte della stessa famiglia. Questo è stato inaccettabile, una ferita con la quale lo Stato italiano deve ancora fare i conti, perché non l'ha fatti fino in fondo. Allora, quelle cose lì dobbiamo superarle, possiamo superarle solamente in una prospettiva europea. Per questo io credo che sia fondamentale la partecipazione dentro l'EFA, e non finiremo mai di ringraziare l'EFA per quello che sta facendo in Europa e per la possibilità che ci sta dando. La prospettiva naturalmente non può che essere una prospettiva rivolta anche alle nuove generazioni. Prima ad ascoltare i ragazzi che erano seduti a questa tavolata, in furlan si dice si slardi al cuore, no? Intraducibile, come si allarga il cuore letteralmente, però è davvero stato una boccata d'ossigeno, no? Perché vedi come ci siano dei territori in movimento, ma dei territori capaci di esprimere delle risorse, delle persone, delle teste, delle donne e degli uomini che hanno davvero le idee chiare rispetto al futuro che hanno in testa. E dargli spazio non può che essere la nostra missione, a prescindere dalle appartenenze, a prescindere dal fatto che vogliono o meno tesserarsi col patto per l'autonomia, a prescindere dal fatto che possano o meno uscire dai loro territori. Io credo che sia nostro compito, nostro dovere, quello di mettergli nelle condizioni di fare al meglio il lavoro dentro le loro comunità. Chiudo con un aspetto che ha toccato Lorena, che credo sia fondamentale. Il rapporto col mondo dell'ambientalismo. Alcuni ci dicono, ma insomma, essere autonomisti non significa essere necessariamente ambientalisti. Asini di nuovo, secondo me, perché non può che essere qualcuno che ha a cuore il proprio territorio quello che si impegna per la sua difesa, che lo conosce, perché è chi abita qui, chi abita queste comunità, che sa perché il tagliamento deve essere difeso e perché non si possono fare opere faraoniche sul tagliamento. E chi abita qui e abita queste comunità, che sa perché a Pinzano non può passare un'autostrada. Non gli industrialotti veneti che pensano di portare più velocemente, più economicamente le loro merci in Austria. Siamo noi che sappiamo cos'è meglio per noi. E allora non possiamo che essere ambientalisti. E non abbiamo paura di dirlo. Oggi deve vergognarsi chi si dice di non essere ambientalista o chi ha paura di dirsi ambientalista. E non si può dire sì l'ambiente sì, però l'economia. Però l'economia cosa? L'economia non ci sarà se non ci sarà ambiente. Questo è il tema. Allora, davanti a queste cose qui, io credo che noi dobbiamo avere il coraggio e l'onestà intellettuale di dire la verità, di dirla fino in fondo, senza paura, e più saremo a dirla, più rumore riusciremo a fare. Grazie, grazie a voi. Abbiamo recuperato un pochino di tempo, perché comunque gli interventi sono stati importanti, c'era la necessità di esprimere molti temi interessanti. Allora, io direi che chi vuole insomma intervenire per fare una richiesta, una domanda ai nostri quattro
ospiti, relatori, il microfono deve averlo ancora massimo, chiedete anche insomma di a chi volete rivolgerla, o se è una domanda così generale che poi indirizzeremo a chi si sente di rispondere. Prego. Abbiamo un altro microfono anche da questa parte. Buonasera, volevo fare una domanda alla signora Anderson, e più che una domanda, una sorta di precisazione, e poi dopo un intervento finale che coinvolge tutti i quattro gli interlocutori. Lei prima, signora Anderson, ha affermato che con la Brexit la Scozia ha perso il 42% dei commerci e le importazioni con il resto dell'Europa. Non so se la Scozia o l'intero Regno Unito. Comunque, secondo le analisi del 2014, dall'ultimo Independence Referendum, la Scozia, in caso di secessione dal Regno Unito, avrebbe avuto un grosso contraccolpo, perché il 60% dei commerci della Scozia sono verso il resto del Regno Unito. Una dimensione tripla rispetto all'Europa, e questa è una cosa molto importante, perché ciò significa che economicamente è una unione molto forte, oltre al fatto che l'incognita della sterlina è una cosa primaria, così come anche delle banconote scozzesi emesse in Scozia. Oltre ad altre questioni di carattere di politica estera e politica della difesa. La mia domanda è: non è una sorta di controsenso voler abbandonare un'unione come quello tra Inghilterra e Scozia, che da 317 anni ha funzionato, ha reso la Scozia ricca perché prima dell'unione era povera, e che funziona, contro un'unione come quella europea che ha una moneta che ha causato problemi? Un attimo, fermati. Facciamo l'altra. La seconda domanda è quella che coinvolge tutti, e diciamo riprende questa. Il signor Morettuzzo prima ha parlato di Repubblica Europea, ma diciamo che l'Europa difficilmente potrà essere una Repubblica Europea. Voltaire parlava di Repubblica Europea per le università, però noi vediamo che in Europa l'unica, diciamo, confederazione, l'unico Stato confederale che funziona, la Svizzera, è tenuta assieme, ma perché si dice che gli svizzeri non si comprendono, ed è stata una confederazione che è diventata federazione solo dopo 600 anni, ma con un forte decentramento. Dubito che 26 comunità linguistiche in Europa possano stare assieme, soprattutto con stati con confini che hanno una storia. La Francia esiste da Carlo il Calvo, cioè dopo Carlo Magno. Questa è la mia domanda. Scusate se sono stato prolisso. Grazie. Se c'è ancora qualcun altro che vuol fare qualche domanda, magari un po' più concisa. Boh, intanto io chiederei, sì, a Edgar. Ho dovuto reagire in maniera violenta quando dici che... Perdona. Ho dovuto reagire violentemente perché in realtà non è vero. Perdon. Non è vero. Scusate. Sorry. Potete dire di ripetere un attimo, perché abbiamo fatto. Grazie. Ok. Grazie. Ok. Ok. Sorry. Ho dovuto agire un po' con violenza quando è stato detto che la Scozia è diventata più ricca grazie all'annessione con l'Inghilterra, perché la Scozia ha enormi risorse naturali e abbiamo dato loro tutto il nostro esercito, e abbiamo dato loro soldi grazie al nostro petrolio nel Mare del Nord, e siamo riusciti a tenere in equilibrio, diciamo, il bilancio del Regno Unito. Grazie al nostro petrolio abbiamo arricchito il Regno Unito, soldi che sono dati al governo centrale, e
diciamo che i nostri soldi sono riusciti anche a tenere in piedi i disoccupati in Inghilterra quando molte delle nostre aziende in Scozia invece sono state chiuse. Per quanto riguarda il commercio, uno dei problemi è che la maggior parte delle esportazioni vanno verso sud, dalla Scozia all'Inghilterra, per poi essere esportati. Non abbiamo dei veri e propri dati, ad esempio sul whisky, sulle patate e sulla carne, sui cereali che vengono dalla Scozia, che vanno in Inghilterra e che poi vengono esportati all'estero. Tutte sono esportazioni del Regno Unito e non della Scozia, quindi ci sono moltissimi prodotti che vanno in Inghilterra e che vengono trasformati. Quando la carne scozzese va in Inghilterra per essere trasformata, i soldi non tornano in Scozia, quindi abbiamo un sacco di problemi per questi. E abbiamo avuto un commercio con l'Europa dai tempi di William Wallace, quando scriveva lettere all'Europa e aveva dei contatti con la Lega Anseatica. Quindi credo che se saremo in grado di investire i nostri soldi nel nostro paese, riusciremo a risollevare le sorti del nostro commercio. Non è questo il problema. Per quanto riguarda la valuta, la maggior parte dei paesi al mondo sono riusciti ad avere la propria valuta, quindi anche noi ne troveremo una. Deve essere possibile per la Scozia avere la propria valuta e probabilmente ci sarà la sterlina scozzese. Quindi abbiamo iniziato ad avere i contatti con la Banca Nazionale e quindi la nostra proposta sarà avere una valuta scozzese, questo sempre se riusciremo a trovare un accordo con il governo del Regno Unito. Perché vuoi essere gestito dall'Europa se non vuoi essere gestita dal Regno Unito? Ma diciamo che i nostri rapporti con l'Europa sono molto diversi. In Europa ci si siede in gruppi ideologici e si fanno delle politiche. Ogni membro ha un voto. Adesso non ci sono differenze tra Westminster e il Parlamento scozzese, noi non veniamo consultati, ci sono molti incontri a cui siamo stati invitati e abbiamo scoperto delle proposte che il Regno Unito aveva fatto ma alle quali non avevamo partecipato. Sopra vedete Westminster, sotto vedete noi, mentre in Europa siamo allo stesso livello. Uno dei motivi per cui il Regno Unito ha avuto così tante difficoltà nel gestire i rapporti con l'Europa è che il Regno Unito non capisce il concetto di rispetto reciproco, capisce solamente il concetto di dominanza, di controllo. Se non sono loro responsabili e se loro non controllano le cose, non sono d'accordo. Quindi io invece, noi in Scozia, adottiamo un modello più paritario e quindi è per questo che vorremmo essere nell'Unione Europea come un paese contributore, come un membro e partner, con un voto come tutti i paesi. Tutti i paesi hanno diritto al veto e lo vogliamo anche noi, vogliamo essere allo stesso livello degli altri Stati Nazione e non sotto il Regno Unito. La Scozia ha votato per politici che adesso non sono al governo e nel Regno Unito e questo dal 1965. Continuiamo a votare per il Partito Socialista e ci sono sempre Tory al governo. Non è la Scozia che decide le sorti del Regno Unito e quindi non vedo l'ora di arrivare all'indipendenza per ridare la libertà alle nostre persone, ai nostri cittadini e per ridare la libertà ai nostri agricoltori perché ne hanno bisogno. Io
Lorena, molto rapidamente, sì, per ringraziare le domande provocatorie, perché ci permettono anche di forse di spiegare meglio il pensiero. Io devo la mia vita, la mia carriera al cantone di Ginevra. Ho fatto i miei studi a Ginevra, all'Università di Ginevra, con una borsa di studi così gratuita che non ho dovuto rimborsare. E dunque quello che la Confederazione Elvetica, il cantone di Ginevra, fa, vorrei che fosse possibile anche da noi. Dunque forse la Confederazione Elvetica non funziona al 100%, ma io vorrei almeno il 80%, che è quello che gli svizzeri hanno adesso oggi nel loro paese. Dunque la Repubblica Europea, è chiaro che se si lavora si può arrivare a una Repubblica Europea. Noi vogliamo quello, l'igualtà, la solidarietà, eccetera. Soprattutto quello che noi vogliamo è il diritto a decidere, e quello che hanno la democrazia diretta, il referendum su qualsiasi tema, perché in Svizzera si vota. Noi non possiamo votare, i catalani hanno ricevuto la violenza in risposta al desiderio di votare, questo non capita in Svizzera. Dunque benvenuta la Svizzera dal nostro punto di vista. E poi le lingue, 26 stati, perché lingue ce ne sono più di 100, nell'EFA abbiamo già credo una quarantina, perché pensate che qua c'è il basco, il catalano, ma abbiamo il corso, ho fatto rapidissimamente un elenco, Silesia, Macedonia, la Traccia che parla in Grecia, il turco, membro dell'EFA, il galiziano, catalano, valenziano, il breton, l'alsaziano, ce ne sono delle lingue che non sono dialetti, sono lingue europee, trascurate dall'Unione Europea per il momento. Dunque sono tante, tante lingue, 26, è uno spirito riduzionista. È chiaro che è molto più difficile ascoltare e dialogare che avere qualcuno che ci dice tu fai quello e tu fai l'altro, e così tutto è risolto, però quello non è la democrazia che noi vogliamo, non è una democrazia. Prego. Allora, io qui registro una bellissima suggestione, no? Ci sono dei giovani che parlano di una cosa che viene definita sempre vecchia, la vecchia Europa. Allora, no, è una suggestione particolare. Mi chiedo, ma la narrazione dell'EFA non dovrebbe cambiare? Non c'è un deficit di comunicazione? Si chiede l'autonomia, si parla di autonomia, però non viene fuori bene quale tipo di autonomia vogliamo. Allora vorrei chiedere a tutti gli amici, soprattutto ai catalani, no, che hanno ricevuto in compenso di una richiesta di un referendum legittimo il manganello, che è la risposta dello Stato centralista, se sia il caso di parlare ancora di grandi stati-nazione che hanno rovinato i due del Regno delle Due Sicilie già all'inizio del Novecento. In questo momento a Napoli c'è la narrazione del Recovery Fund, no? Si parla di come questi soldi devono essere spesi. Attenzione, come devono essere spesi, non investiti. Questo significa che si fa una proposta politica che dovrebbe essere sartoriale, cioè cucita addosso a un territorio, a un fatto di ragionieri. Allora, se si tratta di dividere due soldi, non dobbiamo leggere un sindaco, ma dobbiamo leggere un ragioniere, che potrebbe essere Fantozzi come Mario Draghi. Allora, la domanda che voglio fare è questa. L'altra domanda invece che voglio fare a Massimo Moretuzzo è quella dell'economia. Noi stiamo per uscire con un libro come casa editrice che si chiama L'economia virale. Quando parliamo di economia, abbiamo presente che dopo il coronavirus avremo un'economia diversa? O stiamo sbagliando ancora come alcuni imprenditori che pensano che una volta finita la crisi del coronavirus tutto torna come prima, in un paese che con un clic ha tutti i suoi titoli in mani diverse? Mi fermo qui e vi lascio la risposta. Grazie. Grazie. Allora, non so se vuole rispondere Lorena ancora o Marta sul... Hai capito la domanda? L'economia la faccio io, se volete. No, ho chiesto la prima parte, avete capito? Della narrazione. Sì, che chiedo infatti, se allora serve una narrazione diversa da parte di lei, perché forse oggi
quella che c'è non risponde alla situazione di crisi che effettivamente c'è rispetto alla vita. Non so se abbiamo capito bene, però l'autonomia che noi vogliamo è l'autonomia di decidere a livello più prossimo alla cittadinanza, su tutto, quella è l'autonomia, la possibilità di gestire tutte le aree dal territorio. Ma il territorio capito come il luogo in cui vivono tutte le persone senza tenere in conto l'origine. Dunque tutte le persone che abitano in un luogo, in un momento del tempo. Dunque l'autonomia è quello che è stato molto ben descritto questa mattina, questo pomeriggio, siamo nello stesso discorso, la stessa cosa. L'EFA è un partito europeo progressista, è un partito che rispetta la diversità, ma sempre, come Massimo ha spiegato, con uno spirito di inclusività, no esclusività. Siamo per migliorare il benessere di tutti. È lungo da spiegare, però è stato già spiegato. Chiedo scusa, allora la domanda era questa, soltanto se lei fa un atto, un deficit di comunità, perché subito vengono tutte le maniere dove sovranise, e ci mettono da parte il sistema Europa, che non è un'altra cosa, delle tante, ci dice l'altra cosa. Non la posso tradurre. Massimo è stato chiamato per dare risposta sul tema dell'economia e il ruolo dell'autonomia rispetto al dopo pandemia, magari sì, approfitta dopo, per... Sì, magari rispetto alla questione del deficit di comunicazione, no? Allora è evidente che in un momento storico come questo, dove le politiche di centralizzazione sono... qualcuno ha usato il termine violente oggi, e io credo che non sia un termine esagerato, riuscire a combattere la narrazione mainstream davanti a questo scenario non è banale. E non è banale farlo per l'EFA sicuramente, non è stato banale farlo per i catalani quando si sono visti manganellare, come diceva lei, no, dalla polizia spagnola. E noi eravamo in Italia, i telegiornali che dicevano, no, gli indipendentisti catalani che con violenza occupano le strade, perché quella è la retorica, no? E invece erano quelli che le prendevano e manifestavano in modo pacifico il loro diritto democratico di esprimere, no, il principio di autodeterminazione. Allora, davanti a quella retorica lì, mainstream, dove il sistema di comunicazione è funzionale a un modello economico, no, che punta alla centralizzazione della gestione delle risorse, è evidente che rischiamo di essere i Don Chisciotte, no, contro i mulini a vento. Però io credo che il lavoro che sta facendo EFA, che non è solamente un lavoro che utilizza, diciamo, i campi da gioco della retorica mainstream, dove devi essere presente, i social, no, i dibattiti dentro i parlamenti, eccetera, eccetera, ma è un lavoro sui territori. Questa è la grande differenza, no? E che ha detto anche Lorena prima, cioè la caratteristica peculiare dell'EFA è di essere dentro i territori. Dopodiché è evidente che la battaglia rispetto al passaggio di tutti i messaggi dal punto di vista comunicativo è complicata, però credo che sia fondamentale il lavoro dal basso, che magari richiede tempi più lunghi, ma che già sta portando una crescita importante da parte dell'EFA, e questo lo stiamo vedendo anche in Italia, perché mettere assieme 10 movimenti autonomisti in Italia non era una cosa pensabile fino a qualche tempo fa, no? Poi passo la parola a Marta, perché sui temi dell'economia forse può rispondere ancora meglio lei. Credo ci sia, se ho capito bene la domanda, credo ci sia una questione abbastanza interessante. Noi nel nostro partito ci consideriamo repubblicani, non siamo repubblicani semplicemente perché abbiamo un re e vogliamo far scomparire il re, la monarchia. No, siamo repubblicani perché siamo convinti della validità di un concetto, il concetto della fratellanza. Questo concetto credo possa
spiegare perfettamente il paese che vogliamo. Qual è il mondo che vogliamo realizzare? Perché la fratellanza, la fraternità è proprio quello che vogliamo. Quando costruiamo un paese che garantisce la partecipazione della cittadinanza, che permetta che la politica si avvicina ai cittadini, tutto questo processo si realizzerà grazie alla solidarietà, grazie alla fraternità con i nostri pari, e non escludendo qualcuno, escludendo il diverso. Si tratta di un processo che si deve realizzare partendo anche tra i diversi paesi. Il popolo catalano vuole essere indipendente, speriamo di raggiungere questa indipendenza, sarà indipendente grazie alla fraternità e alla fratellanza con gli altri popoli dello Stato della penisola spagnola, perché se la solidarietà tra la gente che lavora, è questo che dobbiamo raggiungere, è la capacità di trasferire questo potere alla gente lavoratrice che non ha accesso al potere reale, non ha accesso al potere decisionale. E anche a livello economico questo approccio ha senso, perché la fraternità, la fratellanza implica che se in un momento specifico riusciamo a creare un'economia che permetta ai lavoratori di avere delle condizioni minime degne, che l'economia venga regolata per garantire che tutte le persone, tutti i lavoratori e le lavoratrici abbiano delle condizioni lavorative degne e che abbiano un orario di lavoro stabilito e preciso, che abbiano la possibilità di avere accesso ai posti di lavoro con buone condizioni di lavoro e che quindi abbiano anche un tempo sufficiente, tempo, lo sottolineo, tempo sufficiente per partecipare, per decidere sulle questioni che toccano loro direttamente ogni giorno. Questa economia che possiamo realizzare grazie a uno spazio caratterizzato dalla partecipazione della gente è un'economia contraria al modello di economia che oggi è in vigore nel quadro del sistema capitalista. È un'economia che permette che il centro della politica, che il centro dell'economia sia rappresentato dalle persone e non siano in realtà l'estrazione di risorse che finanziano e alimentano un sistema consumista. Un'economia che è solidaria anche con le risorse naturali, con l'ambiente, un'economia che capisca che non possiamo distruggere il pianeta, un'economia che mette al centro la vita, un'economia che mette al centro la dignità. Ecco, questa è la fraternità di cui che noi difendiamo e che vogliamo raggiungere. Non so se ho risposto alla questione del cambio di narrativa, di narrazione. Questo credo sia l'elemento principale da considerare nel quadro di tutti i movimenti che oggi sono qui rappresentati. Chiudiamo qui la tavola rotonda ringraziando tutti quelli che hanno partecipato, alcuni sono andati via anche perché abbiamo un po' sforato coi tempi, e ringrazio anche lo staff coi traduttori che li abbiamo fatti rimanere qua un po' di più. Abbiamo i tempi, purtroppo abbiamo già sforato, mi dispiace per l'ultimo intervento. Quindi grazie di cuore a Marta, a Lorena, Ed, Massimo naturalmente. E avviso anche i corsisti che, visti i tempi che abbiamo allungato, di dirigersi verso il museo, e poi ricordo a tutti che dopo ci sarà anche un intervento musicale di Nicole Kocsáncsics sempre là al museo Terremotus. Grazie a tutti e buona continuazione.